Siamo qui con il vincitore di questa edizione della Stramaggiore. Mi chiamo Jamel Chan. E che tempo hai fatto? 30 e 20 all'incirca. Il record della manifestazione di essere arrivato prima anche battuto il record. Giustamente. Come è andato? È stata una gara preparata anche mentalmente. Ho detto parto con un buon ritmo e vedere i passaggi come andavano, visto che ero sul ritmo del record, ho continuato, ho mantenuto il record e inoltre la vittoria. La tua specialità sono i 10.000. Sì. Queste sono proprio le tue gare, diciamo. Ma diciamo che ho fatto anche la maratona, mezza maratona, però principalmente dai 10 km alla mezza alla maratona. Sono quello di correre la maratona e poi concentrarmi nella stagione estiva sui 10.000 metri. Ecco, ricordiamo che te, tra l'altro, non fai proprio l'atleta. Ma sì, io lavoro alle 5 di mattina. No, 5 di mattina no, però diciamo che mi alleno negli orari che posso e d'altronde lavorando è così, soprattutto nel periodo invernale c'è sempre meno tempo, le giornate sono corte, di conseguenza ti alleni un po' anche al buio così. No, si fa. E poi lavoro. Sì.